Alle vostre spalle il palco del Festival del Pensare per questa edizione in questo meraviglioso anfiteatro naturale. Nel nostro appuntamento parleremo di arte e di futuro, quindi di quanto l'arte potrà aiutarci a disegnare un futuro più bello. Siamo con Costanza Meli, critica d'arte, storica d'arte, dell'arte, critica d'arte, docente e curatrice di mostre e di progetti artistici, e con Pierpaolo Spinazzè, in arte e cibo, street artist. Costanza, partirei da te. Arte pubblica, si sente sempre più spesso parlare di arte pubblica, cos'è? Grazie intanto. Arte pubblica, cos'è? È impossibile dare una definizione unica. Basti pensare che anche soltanto tenendo conto del contesto europeo, in ciascun paese viene definita in modo diverso e si intende per arte pubblica qualcosa che ha a che fare più con il monumento, quindi con un'opera d'arte nello spazio pubblico, o al contrario con un'opera d'arte che si relaziona con lo spazio pubblico o con lo spazio sociale. Quindi posso dirti come intendo io l'arte pubblica e che cosa è il mio lavoro rispetto a questo mondo e a questo contesto. Io sono partita dall'idea di paesaggio nel mio lavoro, quindi sono partita diciamo, moltiplicando e complicando, rendendo sempre più articolata e complessa la lettura di quello che io chiamo il paesaggio antropico, quindi sia il paesaggio naturale ma anche il paesaggio vissuto e abitato. Io difficilmente parlo di lavoro con le comunità, mentre molto spesso l'arte pubblica viene direttamente associata a lavori partecipativi che mettono in gioco le comunità nella produzione dell'opera e nella realizzazione spesso anche di opere collettive. A me piace parlare veramente di paesaggio perché il contesto in cui viviamo, il contesto in cui si realizzano i progetti che io faccio insieme agli artisti, sono contesti che possono essere contesti urbani, così come contesti naturali, ma sono sempre, hanno a che fare con delle geografie personali e con delle geografie collettive. Quindi per me l'arte pubblica non è appunto un'opera da qualcosa che si realizza come la produzione di un'opera all'interno di uno spazio pubblico o per il pubblico, perché comunque anche lì su spazio pubblico si è detto tanto e c'è chi sostiene che il museo stesso per antonomasia sia uno spazio pubblico, quindi non basta tirar fuori un'opera dal museo per fare arte pubblica. Si tratta di capire che cos'è la sfera pubblica, la sfera sociale e che cos'è questa relazione tra l'arte e questo paesaggio antropico. La street artist è arte pubblica? La street artist, come tutte le forme d'arte, può essere arte pubblica, così come può esserlo la pittura, il video, la performance, la scultura. All'interno di un progetto di arte pubblica non è il linguaggio specifico che definisce l'essere o meno arte pubblica. Quando un artista lavora in un contesto antropico o in un paesaggio o realizza una lettura approfondita e per lo più di una durata anche nel tempo, insomma, che ha a che fare con la durata e con il tempo dei paesaggi e dei luoghi, e può lavorare con qualsiasi linguaggio. L'importante è che lo faccia entrando in risonanza e comprendendo le specificità del luogo in cui si trova e quindi è anche del tempo e del contesto storico, non soltanto di quello geografico. E penso che il suo lavoro lo dimostri a sufficienza, ma certo non ne parlerò io. Cibo. Fai arte pubblica, sei un artista, uno street artist, come mai cibo? Beh, io disegno solamente cose da mangiare, perciò vado a esprimere le passioni della gente, appunto nel territorio, come appunto diceva, e cerco di farlo al meglio, rendendo appunto degli spazi magari anonimi in qualcosa che raccontino una storia. Come si diceva, appunto, street art è tante cose, ogni cittadino dà il suo significato alla fine, perché è un'opera che ti trovi davanti e non puoi fare a meno di farti un'opinione. Perciò non è tanto un'opinione piuttosto che un'altra, ma appunto farsi delle domande. E quella è la cosa più divertente, perché dopo vedere appunto i cittadini come rispondono, forse quella è la parte più interessante per me, che sono un artista e che disegno comunque anche in ambienti rurali, dove alla fine la street art non è che è poi così accettata o così normale. E secondo me, vedi proprio che si emozionano e vedi ancora un appassionarsi all'arte che è qualcosa di bello, insomma.
Però i muri parlano e a volte parlano male, di cose brutte. Ecco, e te le vai a coprire. Sì, ecco, diciamo che la parte gustosa del mio lavoro è che cerco di coprire le cose cattive con le cose buone, perciò cerco di coprire i simboli d'odio che spesso appaiono nelle città. Nel mio caso, che sono di Verona, si tratta per lo più di odio di estrema destra, perciò svastiche, celtiche, simboli razzisti e queste cose qua, e cerco di coprirli con qualcosa da mangiare, locale se possibile. Perciò è una cosa che è divertente, anche perché comunque vai a risolvere un problema, vai a dialogare con degli estremisti che non sono propriamente delle persone squisite, però comunque si risolve alla fine, perché l'arte è un ottimo punto di vista, è un'ottima arma, perché comunque c'è da dire che di fronte a persone che magari non sono così allenate a livello culturale, si vinca anche abbastanza facilmente. E il risultato è che ho cancellato centinaia di scritte d'odio nella mia città, e questo secondo me è un'ottima opera di volontariato e di senso civico che invito. Ho visto che spesso però c'è un ritorno tuo sulle una battaglia che va avanti. Certo, sì, perché alla fine l'odio è un ingrediente fondamentale nelle mie ricette. Tanti murales si sono pensati proprio perché avvenga una ricetta da strada, perciò comincio con un ingrediente, per esempio la pasta e fagioli, che è un piatto veneto. Ho cominciato con il soffritto, dopo ho messo i fagioli, dopo ho messo il lardo, ho messo tutti gli ingredienti finché non è uscita la ricetta finale, e solo grazie al fatto che ci fossero delle persone che continuavano a rovinarmi i murales, e così dimostri che non hai paura di loro, che comunque alla fine vincerai ogni volta. Che poi l'arte pubblica è un po' anche questo, come dicevamo, mettere alla portata di tutti in modo estremamente visibile e impattante un messaggio. Cioè, quanto l'arte pubblica può essere usata per trasmettere un messaggio? Infatti mi sembra molto interessante questa connessione tra la copertura di un messaggio sbagliato, la sua trasformazione e questa forma di resistenza anche nel ritornare, e il tentativo di dare poi dei messaggi attraverso l'arte. Però una cosa su cui mi vorrei soffermare rispetto a quello che ha detto Cibo poco fa è proprio il fatto che lo spazio pubblico di cui stavamo parlando poc'anzi è qualcosa che in assoluto è lo spazio, dovrebbe essere lo spazio del dissenso, lo spazio della critica, lo spazio del dibattito, lo spazio dell'esercizio della libertà e della democrazia. Quindi che l'arte pubblica non può non relazionarsi con tutto questo. Prima ancora di dare dei messaggi, quello che fa l'arte pubblica è lavorare sulla percezione stessa dello spazio, o sulla riconquista dello spazio pubblico, che dai meccanismi del mercato, pensiamo semplicemente cosa è successo durante il Covid. Sappiamo che gli spazi pubblici sono stati o svuotati o in qualche modo diretti, eterodiretti da una dimensione politico-governativa, o invasi dai tavolini dei ristoranti, quindi da una privatizzazione continua e costante dello spazio pubblico. Allora lavorare, inserirsi con un progetto artistico non significa soltanto, sicuramente non significa creare qualcosa di decorativo e abbellire lo spazio urbano, non è di questo che si tratta. Si tratta a volte di cercare il dissenso, di stimolarlo, e si tratta di creare dei processi generativi, trasformativi che permettano allo spazio sociale, allo spazio pubblico, alle persone che vedono un lavoro e si pongono delle domande, di farlo e di farlo non soltanto, cioè di non essere passivi. Questo porsi delle domande è l'incipit di un esercizio di pensiero e di democrazia. E questo è uno degli obiettivi dell'arte pubblica, non dare soltanto un messaggio, ma proprio accelerare questi processi di dibattito e di interrogazione rispetto alla... Quindi però serve anche che l'arte pubblica sia pubblica anche in un altro senso, nel senso sia gestita in modo pubblico forse, Qui discutiamo. Secondo me non è necessariamente così. Secondo me questo tipo di lavoro di processo a cui stavo facendo riferimento lo si fa lavorando dal basso, e lo hanno sempre fatto gli artisti che lavorano dal basso, lo si fa a livello di attivismo, lo si fa quando si riesce a realizzare una buona politica e una buona interlocuzione con le istituzioni, lo si fa insieme alle istituzioni. L'importante è l'obiettivo.
e studiare di volta in volta quali sono gli strumenti migliori per raggiungere quell'obiettivo. E poi chiaramente è un dibattito infinito, perché quando a sponsorizzare un progetto arriva la multinazionale, ti poni il problema se tu vuoi o meno partecipare a questo tipo di iniziativa, e quindi qua si mettono in discussione chiaramente tanti livelli. L'arte pubblica normalmente è finanziata da bandi pubblici, è finanziata da committenze pubbliche ma anche da committenze private, e molto spesso è realizzata, come io ho fatto per esempio per almeno 15 anni della mia vita, soltanto ed esclusivamente dal basso e con forme di autofinanziamento o di quello che io chiamo il fundraising di prossimità, cioè una microeconomia locale nella quale non è, ecco, io dico sempre, nell'arte pubblica non conta per me che l'opera venga realizzata da più persone possibili, non è quello il punto, non si tratta di fare un gioco tutti insieme. Ma a volte è più interessante che a finanziare un progetto siano tutti, anche con pochissima disponibilità economica, siano tutti i soggetti di una comunità, siano coinvolti tutti gli interlocutori possibili, si crea una rete. Allora lì non è soltanto un dialogo con le istituzioni, ma con ciascun soggetto attivo all'interno di una realtà sociale. Non ti ricordi più la domanda? No, è bravissima. Alla fine io mi trovo a fare le cose in maniera pratica, senza magari teorizzarle. Sì, è vero. Traduci nella realtà quello di cui si stava parlando. Sì, è vero, se nasce magari appunto da un'idea del quartiere, dopo diventa di tutti. Perciò comunque anche nel proteggerlo, anche nel caso appunto di raccontare la storia, adesso io per dirti, succede che mi portano i panini, mi portano le birre, e perciò alla fine anche quello è supporto, che comunque è tanto, perché dopo va va a rendere la ricetta molto più performante per il luogo. È capitato più di una volta che un indigeno mi dica: ah no, guarda che è sbagliato come hai fatto i pomodori, e ho dovuto rifarli, perché altrimenti non sarebbe stato idoneo per raccontare la storia che dovevo raccontare, insomma. Perciò sì, bisogna avere rapporti con la comunità essendo arte pubblica. Un conto è magari la scritta di dissenso, il murale spiccolo, che magari si riesce a farlo, è giusto farlo in proprio, è giusto farlo di slancio proprio, però ci sono certe cose che bisogna chiedere i permessi. Io è da 25 anni che faccio murales, ho imparato che vale la pena chiedere, perciò suono i campanelli, chiedo: signora, posso disegnare? Oppure magari chiedo all'amministrazione se è disponibile per un progetto, perché comunque l'arte costa, perché i materiali costano, ed è una cosa che bisogna perderci parecchio tempo, e nella fase di disegno è il meno, perché comunque la progettazione c'è tantissimo, bisogna raccogliere tutta una serie di idee, di messaggi da racchiudere in una sola immagine. Perciò è giusto che comunque le istituzioni facciano anche loro la loro parte. È giusto che ci siano mecenati privati che facciano la loro parte. Vi ricordo che la Chiesa ha reso l'Italia un posto stupendo, perché comunque le chiese affrescate sono state pagate dalla Chiesa, insomma, e perciò è giusto che ci siano i mecenati che, quando possono, restituiscono. Viva Dio che ci sia appunto aziende che capiscano l'importanza di lasciare sul territorio un segno, che sia anche piccolo, però comunque che qualcosa che rimanga, insomma. Comunque è questione anche di restituire e non solo prendere, secondo me. Come vi immaginate il futuro dell'arte pubblica? C'è un percorso, no, in questo momento? Siamo in una fase un po' di crescita. Beh, mi stai facendo la domanda per me più attuale in questo, la mia ricerca più attuale è proprio questa. Sto ragionando da un po' su questo tema, perché per diverse situazioni di lavoro in cui mi sono trovata recentemente, tra cui un convegno nazionale organizzato dal Ministero l'anno scorso, ho cominciato a realizzare una mappatura effettivamente dei progetti attivi nei territori, che sono quelli, il tipo di progetti di cui mi occupo più io, cioè quelli che, come dice, hanno un obiettivo trasformativo, generativo. Allora lì io sto individuando un'ipotesi di costruzione del futuro, e quindi
mi stai chiedendo qualcosa che, alla quale insomma sto cercando di rispondere così. Uh-huh. E nel territorio, sono nei territori, nelle piccole realtà locali, nel ritorno ad abitare per esempio l'Appennino disabitato per tanto tempo, nel ripristino di equilibri sociali, economici, che eventi sismici, catastrofi socioambientali hanno creato. Questi progetti, ecco, stanno lavorando per ricostruire un tessuto, per ricostruire e rilanciare. Allora, quando si fa questo, a mio avviso si sta proponendo un'idea di futuro. Quindi io credo che l'arte, che è così tanto intrappolata da sistemi macroeconomici, ricordiamoci sempre che l'arte contemporanea è finanziata a livello mondiale e collezionata a livello mondiale da commercianti di armi, da produttori e commercianti di armi, cioè arte e armi sono ancora oggi molto connesse a livello macroscopico. Allora a me interessa proprio andare a vedere a livello microscopico l'enorme potenzialità di costruzione di un futuro diverso che ci propongono proprio i territori. E quindi la mia risposta rispetto al futuro dell'arte pubblica è questa: penso che si lavorerà sempre più in termini di processi generativi, e che poi lui stava facendo riferimento poco fa alla conservazione, un aspetto molto importante. Cosa ne è di tutta questa produzione che si realizza negli spazi pubblici? È giusto che si deteriori, è giusto che si preservi? C'è un grande dibattito su questo argomento. È un artista che io stimo molto, che si chiama Stefano Boccalini, un artista bravissimo che lavora su progetti di arte pubblica da tanto tempo, ha parlato recentemente di conservazione dei processi. Forse più che ostinarci a conservare sempre le opere, che comunque vuoi o non vuoi, soprattutto quelle più spontanee, sono anche fatte per deperirsi un giorno, quello che oggi conta nell'idea di un'ipotesi di futuro da formulare è la conservazione dei processi, occuparsi proprio del fatto che i processi che si attivano possano durare nel tempo. Allora l'arte può innescare questi processi, non è detto che li possa conservare. Allora però ci interessa che questa proposta continua di futuro che viene dall'arte venga raccolta dai territori e poi diventi qualcosa di importante per i luoghi in cui si realizza. Il futuro dell'arte pubblica, dipende dalle sfide che ci poniamo, perché alla fine disegniamo sui muri dalla notte dei tempi, dalla preistoria, perciò comunque non ci manca sicuramente la voglia di farlo, però cambiano le sfide. Magari una volta, appunto, allo scoppiare della prima guerra mondiale, le scritte sui muri erano differenti, e in futuro secondo me magari sarà possibile affrontare dei temi sempre più idonei per i tempi in cui viviamo. Per esempio l'ecologia, vedo tanti miei colleghi che stanno facendo degli ottimi lavori per sensibilizzare, perché dopo c'è da dire che solo satira, solo street art non ha mai risolto niente nella storia umana, però deve essere insieme ad altre cose, perciò è appunto un'ottima domanda da porre alla gente. Cioè è giusto che cambi, è giusto che si deteriori, secondo me, perché dopo cambiano gli slogan, cambiano le sfide, è giusto anche eliminare quello che non serve più. Dopo, per dire, per quello che faccio io, meno dura più vale, perché alla fine anche il fattore del tempo è importante, perché comunque la vera opera non sta tanto sul muro, ma appunto nella domanda che ti fai. Perciò la gente che si è vista quel murales lì, in quel periodo lì, che era successa quella cosa, si è fatta la giusta domanda e se lo ricorda anche oggi, anche se il murales è stato battuto 10 anni fa. E per me quella roba lì è la parte più importante, perché comunque riesci a andare ben oltre il muro, e a arrivare dove di solito la gente non arriva, perché la gente non ricorda più niente, ha pochissimi ricordi, pochissime domande importanti. Se tu riesci a fargli quella giusta, secondo me hai fatto un'opera pubblica molto importante, perché sennò saresti in un museo. E se volevi affrontare temi più articolati, perché ogni spazio ha il suo linguaggio, e perciò l'arte pubblica prevede anche che tu faccia delle domande di un certo tipo, che tu abbia un linguaggio di un certo tipo, secondo me un po' più fresco, un po' più frizzante, un po' più d'impatto, più e anche deve avere senso qui e ora, secondo me. Qualche risposta l'abbiamo data, quindi vi ringrazio. Grazie a tutti e due. Grazie a voi. Ciao.